sente il resto? Quindi invito tutti i consiglieri ad adottare nel corso degli interventi le necessarie cautele per assicurare il rispetto dei dati sensibili e un principio di stretta necessità. Ricordo agli operatori che possono essere ripresi soltanto gli interventi, ma non anche il pubblico, quindi i consiglieri non possono impedire di essere ripresi. Delle autorizzazioni rilasciate al Presidente del Consiglio di Segretario Generale deve darmi attestazione nel verbale di seduta. Prego il segretario di procedere all'appello. Buonasera. Lucio Pasquale. Presente. Capano Andrea. Presente. Presente. Ilardi Ivan. Presente. Presente. Marco Luisa. Presente. Giusto Angelo. Presente. Salvetti Rosato. Presente. Migliore Carmela. Presente. Salma Sossi. Presente. Casolaro Gennaro. Assente. Perfetto Giovanni. Presente. Pedrone Raffaele. Presente. Camaglia Vincenzo. Presente. Danna Giuseppe. Presente. Maizia Nicola. Presente. Parla Giuseppe. Presente. Russo Francesco. Assente. Marco Vincenzo. Assente. Fagliuca Assunta. Presente. Emilia Annunzio Domenico. Presente. Ferrara Mauro. Presente. Cortese Gianluca. Presente. Esposito Orsino. Presente. Santillo Giuseppe. Presente. Signati Era. Presente. Pugliese Pasquale. Presente. All'appello nominale risultano presenti 22 consiglieri su 25. Allora, la seduta di parte procediamo. Io volevo ringraziare per la presenza il ragioniere generale del comune, il dottor Bernardino. Avviso i consiglieri comunali che, seppur invitati formalmente, telefonicamente, i revisori dei conti non sono presenti alla seduta per impegni precedentemente assunti. Voglio ricordare che la norma non prevede l'obbligo della presenza dei revisori dei conti, però chiaramente l'invito è stato fatto, perpetuato, quindi onde evitare inutili richieste, presento, insomma, faccio presente insomma, la presenza. Allora, procediamo all'esclusione del punto dell'ordine del giorno. Prima di procedere giudiziale, allora, la parola al consigliere Salma.